Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Chiara Giordano ha pubblicato sui social una foto insieme ai due bellissimi figli. Ecco come sono diventati i giovanissimi. La Giordano ha raggiunto la notorietà dopo il suo matrimonio con l'attore Raul Bova, da cui si è però separata. Nata a Roma nel 1973, lavora come veterinaria ed è apparsa nel piccolo schermo italiano durante la sua partecipazione al programma Amici Celebrities, categoria danza. È oggi legata sentimentalmente al ballerino Andrea Evangelista. I piccoli Bova sono cresciuti, ci ha pensato proprio la bella Chiara a mostrare i volti dei due figli sui suoi profili social. Chiara Giordano con loro. Sul suo profilo Instagram ufficiale, la Giordano ha postato uno scatto che la ritrae in compagnia dei suoi figli Alessandro Leone e Francesco Bova. Com'è stato possibile notare, i due sono davvero molto legati ai genitori e, nella fotografia, sono anche molto felici di essere in compagnia della loro famiglia. Il secondogenito Francesco è stato in passato anche complice della madre, durante uno scherzo programmato da Leone. La vittima era proprio il bel Raul Bova, a cui è stato fatto credere che sarebbe diventato giallo. Insomma, Chiara ha voluto condividere sui social un momento speciale trascorso con i suoi adorati figli in vista del Natale. Nella famiglia ognuno prende direzioni diverse, ha scritto lei come didascalia del posto, ma come per i rami di un albero le radici sono sempre le stesse. Nello scatto è inoltre apparsa la nonna materna, ossia l'avvocatessa Anna Maria Bernardin De Pace. Il tutto ha ovviamente ottenuto numerosissimi consensi da parte dei suoi fans, i quali non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con loro. Siete splendidi, ha infatti scritto uno di loro. E ancora, bellissima famiglia, e mamma fortissima, famiglia splendida, bellissimi i suoi figli. Che belli giovanotti tuoi figli che. La sua vita privata. Chiara è stata sposata con Raul Bova per ben 13 anni, si sono incontrati quando lei frequentava l'università nel 1997. Hanno invece pronunciato il fatidico sì nel 2000 e, dalla loro storia d'amore, sono nati i due figli Alessandro Leone e Francesco. La coppia si è poi divorziata, e i due hanno così preso due strade differenti. Lui si è legato sentimentalmente a Rocío Muñoz Morales, e lei ha invece ufficializzato nel 2020 una relazione con il ballerino Andrea Evangelista. Quest'ultimo lavora per Domenica In ed è molto impegnato nello studio dei Fatti Vostri con la conduttrice Samantha Toni. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.